corridoio. Libero? Libero. Libero? Libero. Libero. Libero? Libero. Corridoio libero. Attenti. Libero. Ammetto che non cercherai più di controllare una stanza da solo. Devi rimpiazzare un bravissimo Sir. Non sarà facile, AJ. Ma ce la farai. Grazie, amico. Ora va a riposare, ne avrai bisogno. AJ. Benvenuto nella squadra. Ti ringrazio, Carlo. Di niente. Controllami una targa della Louisiana. Vitor 27X332. Ehi, fermatevi! Ho detto fermatevi! Fermi! Ben ritrovati. La notizia principale continua ad essere la tragedia di Baton Rouge. Ci sono state decine di migliaia di vittime. La città è tuttora in quarantena. Il nostro paese è in cerca di risposte. La situazione è grave. Migliaia di vite perse senza ragione. L'agenzia federale che si occupa della sicurezza del vicepresidente è in massima allerta. Allora, pronta? Ok, vai. Che ci facciamo qui? Una serie di orrendi omicidi dall'altra parte della città e una conferenza stampa del cavolo. Cos'è più interessante? Amanda, ci hanno detto di fare questo servizio, quindi restiamo qui. Il vicepresidente non risponde mai alle mie domande. Sta tranquilla, lo sai, sono italiano, ti farò arrivare vicino a lui. Sì, beh, sei già abbastanza vicino. Davvero? Fa un passo indietro. Ok, va bene. Eccolo, stai girando. Sì, sto girando, certo. Che è sempre... Sono più belle le mie. Buon pomeriggio a tutti voi. Scusate per il leggero ritardo.
Il vicepresidente adesso terrà un breve discorso e risponderà ad alcune domande. Grazie. Buon pomeriggio. È bello tornare a Baton Rouge, la capitale dello stato della Louisiana. Per molti di noi è una specie di rimpatriata. Questo stato ha attraversato molte avversità, ma ne è uscito fuori più forte che mai. Questa regione è un modello per gli sforzi dell'amministrazione, per far tornare le persone al lavoro e farle ricongiungere con la classe media che è in diminuzione. La cucina Cajun è ottima. Ma non siamo qui per sentirmi parlare di gambo, risponderò a delle domande. Signor vicepresidente, signore, mi scusi. Signor vicepresidente, lei ritiene che tutto questo sfruttamento possa avere un impatto negativo sulla comunità e sulla sicurezza dell'ecosistema? Questo video è per mio figlio. Il nome è ancora in dubbio. A me piace Chuck Norris Prescott. Al momento sta crescendo in questa splendida pancia. Così un giorno, quando sarò vecchio e grasso, potrò provare di aver conquistato una donna davvero meravigliosa. Farai meglio ad ascoltare quello che ti dirà. Che diavolo fai, AJ? Che faccio? Ma ora lo metto sul web. Mi renderà un sacco, vedrai. Non è divertente. Nottataccia. Beh, non conosco la lingua degli orsi polari. Sono solo un po' stanco. Andiamo. Possiamo stare così poco insieme. Io sono fresca come una rosa. E sei altrettanto bella. Ma è stata molto dura. Sono bravi ragazzi? Sì, in realtà sotto la corazza sono bravi ragazzi. No. Voglio sapere se sono in gamba. Sono bravi, Sil? Loro ti terranno al sicuro. Ti proteggeranno. È una squadra di Sil di cui non si parla. Sono i migliori. C'è un sospettato in movimento. Ore 9. Hayden, dà un'occhiata. Signore. Qui non c'è nessuno. Sicuro di aver visto qualcosa? Posso chiedere, signor vicepresidente, io... una domanda? Sì. Qual è la sua posizione sui dati occupazionali e sulle voci che accusano la sua amministrazione di aver alterato i dati in vista delle elezioni dove lei sembra essere il favorito? Mi fa piacere che lei mi consideri il favorito. In ogni caso, non abbiamo nessun controllo su quei dati. È un tentativo per screditare il lavoro che abbiamo svolto e la dedizione verso i lavoratori americani. Per oggi è tutto. Vi ringrazio, signor vicepresidente, per essere intervenuti. Dio benedica l'America. Andiamo a mangiare qualcosa. Sì, tanto è inutile. Andiamo.
Forse non mi si nota abbastanza. Forse hai le tette troppo piccole, carine. Veramente? Già. Salve. Signor vicepresidente, vorrei darle un piccolo segno di riconoscenza a nome del popolo della Louisiana. Sbaglia mai il nodo della cravatta? Spesso. Già. Ah, grazie. Il pellicano bruno, il vostro simbolo. Governatore Tateman, non faccia come Willong, mi raccomando. Grazie, signor vicepresidente. Fermo! Ho detto fermo! Giù, giù, giù! Tornate dentro! Sergente Prescott. Vieni alla base, c'è una missione urgente. Sì, signore, è ricevuto. Che succede? Ci hanno convocato, devo andare. Di che si tratta? Non l'ha detto. Tornerai presto? Io non lo so. Non deve essere nulla di grave. Ti chiamo appena posso. Ok. Va bene. Ti amo. Ti amo anch'io. Ok, signori, aprite le orecchie. Sta accadendo qualcosa di grave nella città di Baton Rouge. Il vicepresidente si trova lì per la campagna elettorale. È arrivata una chiamata di emergenza dai suoi agenti dei servizi segreti. Una squadra speciale dell'FBI è andata sul posto ed è scomparsa. La polizia di Baton Rouge è offline. Abbiamo avuto un breve contatto con i servizi segreti. Riteniamo che siano bloccati nell'edificio del Campidoglio. La FAA ha imposto il divieto di sorvolo sulla città, ad eccezione dei militari e delle forze dell'ordine. Non possiamo scartare la possibilità che si tratti di un attacco di qualche genere. Il presidente vuole i nostri uomini migliori in azione e ha dato il via libera per intervenire. Per darvi un'idea di quello che potrebbe essere accaduto, questo video è stato postato mezz'ora fa. Ecco le scioccanti immagini provenienti da Baton Rouge. Questo video è stato postato dalla news blogger Amanda Benning, che era sulla scena per seguire una conferenza stampa del vicepresidente Bentley quando è esplosa la violenza. Sono appena scoppiati dei violenti scontri a Baton Rouge. La gente viene aggredita per la strada senza un vero e proprio motivo. La polizia sembra del tutto assente. Il vicepresidente adesso è... Oh mio Dio, dobbiamo andare! Signori, siamo davanti a un potenziale ciclone di merda. Dovrete gettarvi dentro al suo occhio. Il tenente Cunningham vi illustrerà il programma della missione. Buona fortuna. Ok, ragazzi, ascoltate. Il nome in codice del vicepresidente è Elvis. L'ultima sua posizione nota è qui, a Graceland. Dobbiamo lanciarci, trovare Elvis e uscire dalla città il più in fretta possibile. Il campo di football del liceo è a mezzo chilometro a est. Atterreremo lì. E se ci sbrighiamo saremo sull'obiettivo in 6 minuti. Signore, sa se il pacco è ancora lì? Non ci sono contatti con i servizi segreti. Fantastico. Oltre a questo, trasmetteremo le immagini in diretta. L'intelligence vuole capire cosa sta succedendo, quindi dovremo supportarla. Quali sono le regole d'ingaggio? Siamo ancora in attesa di chiarimenti. Ovviamente si tratta di suolo americano. Ci saranno dei civili americani. Ma dovrete fare ciò che sarà necessario per portare in salvo il vicepresidente. Domande?
Ok. Ultime notizie da Baton Rouge, Louisiana. La polizia sta indagando su una serie di cruenti omicidi che si ritiene siano collegati con l'uccisione del poliziotto avvenuta nella tarda serata di ieri. La polizia ci ha fornito le immagini della videocamera dell'auto, nella speranza che qualcuno riconosca i colpevoli. Vi avvertiamo che le immagini sono molto forti. Terribili omicidi, l'agenzia federale che si occupa della sicurezza del vicepresidente è in massima allerta per la visita al Campidoglio della Louisiana. Va tutto bene? È tutto a posto. Vado in missione. Ha a che fare con quello che sta succedendo a Baton Rouge? Non posso dirtelo. Ti amo. Ti chiamo appena torno, ok? Va bene, amore. Ti prego, sta attento. Ci puoi contare. Dobbiamo andare, muoviti. Ti devo lasciare. D'accordo, ti amo. Ti amo anch'io. Ci sono state anche delle ripercussioni su una potenziale corsa alla Casa Bianca. Ok, ragazzi, ascoltate. Il comando vuole un'azione chirurgica, quindi niente armi pesanti né granate. Tutto chiaro? Sì, signore. Come vai, Jay? Sono pronto, tenente. Ok. Sei stato ben addestrato. Certamente. Se non fate cazzate, stasera offro io. Deve pagare il nuovo arrivato. Ovviamente si è offerto volontario. Controllo fra 10 minuti. Sei d'accordo? Va bene. Ok, ragazzi, rendetemi orgoglioso. Andiamo. Ci può contare. Passami il gioiello, sì. Agente Thomas, devo parlare con il comandante Shear. Questa è un'emergenza. La situazione? Lo so, credo che stia accadendo. Restate in lockdown, sta arrivando la squadra migliore. Controllare il quadro. Sì.
Le telecamere sono accese, c'è qualche interferenza, ma il segnale è buono. State operativi. È qui. Va bene, controllo. Comandante, le devo parlare. Non adesso. I ragazzi stanno per entrare in azione. Lei ha idea di cosa dovranno affrontare? Può restare a guardare o può andare via. Ok, al lavoro. Libero, libero. Uno con me. Vedi niente? Libero, uno con me. Libero, uno con me. Ok, ricevuto. Uno con me. Di qua. Ok. Va a sinistra, a destra è libero. Libero. Tempo. Ehi, venite qui. Che c'è? Questo posto è deserto. Ok, ricevuto. Jackie Luxwell, qui Jackie 01. Graceland è vuota. Checkpoint 1 è vuoto. Passiamo a Checkpoint 2. Ricevuto, Jackie 01. Ehi, Jay con me, insieme a Carla. Chief, Billy, mettete in sicurezza. Ricevuto. Ehi, tenente. Per me sono qui dentro. Come fai a esserne sicuro? Se no sarebbe troppo facile. Hai paura del buio? Non ho paura di un cazzo. Ma questo è davvero inquietante. Sono il tenente Pete Cunningham! Siamo un'unità di soccorso! Aprite! Dov'è l'elicottero? Dov'è l'elicottero? Libero! Dov'è l'elicottero? Ci porterete via, vero? Libero! Libero! Elvis è nell'edificio. Signor vicepresidente, siamo qui per soccorrerla. Grazie. Per me siete come degli angeli. Elvis è al sicuro, ora mando su AJ. Chief, controlla il perimetro e la zona di atterraggio. Billy, vieni qua giù. Ricevuto, Jackie 01. State bene? No. Aspetta, non ci pensare nemmeno.
o ti lascio qui. State tutti bene? Sto entrando. Che abbiamo? Da un'occhiata al vicepresidente. Signore, come si sente? Vediamo. Jackie L'Actual, qui Jackie il 01, mi senti? Mi gira un po' la testa. Davvero? Ricevo, mi sento Jackie debole. Elvis è al sicuro, siamo pronti a estrarlo. Ricevuto Jackie il 01, Sandman è in arrivo. Tempo stimato 12 minuti. Ricevuto, resto in attesa. Guardate nel magazzino. Ok, tenente, siamo pronti. Che è successo? Dov'è il resto della squadra? Morti. Sono morti tutti quanti. Mi faccia dare un'occhiata. Ha fatto un ottimo lavoro. Molto bene. Ci penso io da adesso. Ci hanno attaccato. Chi vi ha attaccato? Le loro facce erano tutte contorte. Fermo, stia fermo, va tutto bene, ok? Gli ha dato qualche farmaco? Non c'era niente da dargli. Agente, ehi. Continuavamo a sparare, ma non cadevano a terra. Sono una specie di mostri. Quest'uomo deve andare in ospedale. Tenente. Siamo pronti. Ok. Quest'uomo ha bisogno di aiuto. Ora lei vada nell'altra stanza e si prepari ad andare via. Agente. Noi continuavamo a sparare, ma non andavano giù. Loro continuavano a camminare mentre sparavamo. Erano dei mostri. Ehi, ehi, ehi. Quelli sono dei mostri, sono tutti dei mostri. Il tuo capo è vivo, ok? Sei stato bravo. L'accesso a sud è libero. A nord è libero, vado a est. Ok, l'elicottero è in arrivo. 6 minuti, pronti a muoversi. Sta succedendo qualcosa di strano. Fagli vedere il filmato. Guardi. Guardi come si comportano. Qui. Sembrano malati, non vi pare? Sì, signore, sono come dei cani rabbiosi. Insomma, che cosa può averli ridotti in questo stato? Guardi come camminano. Rilassati, amico. Guardi qui. L'ha visto. So che sembra folle, ma credo che quando qualcuno viene morso, si trasforma in uno di loro. Ehi, 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 piano, 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 sta calmo, sta calmo. Mi serve una mano qui! Vengo io. Toglietemelo di dosso! Toglietemelo di dosso! Oh, calmo. Oh mio Dio, che sta succedendo? Non sparate! Dai, andiamo! Hai visto che faccia aveva? L'avevo detto che si trasformava! L'ho detto a tutti! D'accordo. Bisogna riuscire a sparare alla testa! È l'unico modo per fermarlo! Si calmi adesso. No, davvero, dico sul serio, questa è la fine! Adesso si calmi, niente panico, si rilassi. È tutto ok? Sto bene, sono soltanto un po' sconvolta. Mi vado a rinfrescare un po'. Ok. Qui Jackie il 01, ci sei Jackie L'Actual? Ci sono Jackie il 01. Dov'è l'elicottero? 6 minuti al punto d'incontro, signore. Fammi parlare con il comandante Shear. Ti ascolto, Pete. Signore, non so se lo sta vedendo, ma... Non è una rivolta. Questa non è una rivolta. Metti il vicepresidente sull'elicottero e andate via da lì. Sì, signore. Non ora. Invece sì. Non si tratta di una semplice rivolta. È una specie di attacco biologico e io forse posso fermarlo. Di che cosa sta parlando? Di un agente biologico che è in grado di piegare una superpotenza. Non può negare quello che ha visto. Ok, continui. Punto 1.
Chiunque sia stato morso non può salire sull'elicottero. È probabile che sia stato già infettato. Secondo, io ho una risorsa preziosa in città che deve essere subito evacuata. I suoi uomini sono gli unici che hanno la possibilità di farlo. La chiave per evitare che accada un disastro potrebbero essere loro. Si fidi dei suoi occhi, comandante. Ha mai visto niente del genere? Pete. Lo sento, signore. Ho dei nuovi ordini per te. Ho bisogno che voi restiate lì un po' più a lungo. Ho una seconda operazione da affidarvi. Portate il pacco sull'elicottero e attendete le mie istruzioni. Pete. Se qualcuno è stato morso, dovrà restare a terra. Questo è un ordine. Sì, signore. Potrebbe trattarsi di un agente biologico. Chiunque sia stato morso non deve partire, senza eccezioni. Ricevuto, Jackie Lactual. Ok, pronti a muoversi. Abbiamo dei nuovi ordini. Sembra che lasceremo la città appena in tempo. Signor vicepresidente, ora lei e il suo staff andrete sul tetto per l'evacuazione. Un'ultima cosa. Qualcuno di voi è stato morso? No. 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 La porterò via, signore. Tornerà a casa. C'è del movimento in strada. Un paio di civili in difficoltà. Posso intervenire? Non rivelare la posizione, non mettere a rischio la missione. In questo momento li stanno attaccando. Io ho a tiro. Non intervenire. Devo davvero lasciarli morire, tenente? Non intervenire. Darsi una mossa. Sì, signore. Che sta accadendo, tenente? Perché dei civili danno la caccia ad altri civili per le vie di Baton Rouge? Vuole dirci che sta accadendo in questo posto? Lei mi deve dire che cosa sa. Cosa affronteranno i miei ragazzi? Crediamo si tratti di un agente biologico. Qualche anno fa ci furono delle voci che parlavano di un virus che poteva trasformare un uomo in un'arma. Praticamente è stato creato un esercito di zombie. Non riesco a trovare una parola migliore. Lo scopo era di distruggere una società dall'interno. Ci sono dei laboratori estremamente segreti. Uno in particolare, dove si faceva ricerca in un campo biologico, si trova a Baton Rouge. Cazzo! Maledizione! Questi scienziati sono i maggiori esperti del settore e le loro ricerche potrebbero farci contrastare il virus. Speriamo che non sia troppo tardi. C'è un'ultima cosa. Quando siamo stati informati, il comando strategico del Dipartimento della Difesa ha redatto il CONOP 8888, uno studio in cui si delinea come reagire in caso di un attacco del genere. Non è mai stato formalmente applicato, ma proprio ora ne stanno parlando con il presidente. È la vera ragione per cui il vicepresidente è a Baton Rouge. Il discorso al Palazzo del Campidoglio era una copertura. Il presidente... E? Il primo passo è il contenimento, con ogni mezzo necessario. O altrimenti verranno infettati tutti. Per fortuna la città è isolata. Potrebbe essere la nostra salvezza. Ma nessuno deve uscire da lì. Nessuno. Thank you.
Attivare tutte le risorse militari disponibili. Bloccare gli accessi in entrata e in uscita per Baton Rouge. È un codice rosso. Muoversi! Muoversi! Fumogeno! Dovremmo restare qui. Sei diventata matta. È una storia molto importante. Abbiamo il dovere di raccontarla. Non lo so, Amanda. Torno subito. Va bene. Perché rischiare? Se vuoi, puoi andare. Lasciami la telecamera. Ok. Va bene. Ma resto qui. Allora, quando arriva l'elicottero, uscirete tutti in fila indiana. Noi restiamo. Mi ascolti, non mi sembra caso. Non può costringerci a partire. È un paese libero, ma sappiate che sarà molto pericoloso. Ok. Dai, andiamo. Il nemico in arrivo da sud-est. Ferma, dove sei? Ho detto ferma! Rete, qual è l'ordine? Hai il permesso di sparare! Ferma, dove sei? Travis! Chief! Travis! Oh, cazzo. Resisti, Chief. Qualcuno mi parli, che è successo? Billy, porta il culo qua sotto! Resisti, fratello. Billy sta arrivando. Billy! Eccolo, è arrivato. Oh, cazzo, che gli hanno fatto? Ecco. Datemi del whisky. Whisky? Già. Ehi, forza. Travis! Resisti. Travis! Cazzo! Andiamoci! Resisti! Resta con me, Travis! Travis! Resta con me, amico! Non te ne andare, Travis! Andiamo, bello! A tutte le stazioni in ascolto. Jack il 02 è morto. Ripeto, Jack il 02 è morto. Accidenti!
Venite ad aiutarmi! Datemi una mano! Mi serve aiuto! Due di supporto! Attenti ai denti! Attenti ai denti! Dai, sbrighiamoci, forza! L'FBI è un soccorritore! Attenti alla bocca! Attenti ai denti! Datemi la pistola! Allontanatevi! Tutto a posto? Sì. Jekyll 01, qui Jekyll Actual, rispondi. Qui Jekyll 01, ti ascolto, Actual. Sandman sta per atterrare, LZ Bravo. Ricevuto. Vicepresidente, buon viaggio. Tre. Puoi andare. Oh, cazzo. Stanno arrivando, andiamo. Lo stanno facendo. Sembrano attratti dall'elicottero. Sì, è vero. Oh no. No, no, no! Cazzo! Cazzo! No. Potevamo esserci noi. Oh mio Dio! È assurdo. Sandman, mi ricevi? Sandman, mi ricevi? Dimmi quali sono le tue coordinate. Jekyll Actual, qui Jekyll 01. Sandman è caduto, ripeto. Sandman è caduto. Dobbiamo cercare i superstiti. No, dobbiamo portare via quegli scienziati. C'è il vicepresidente là fuori. Potrebbe essere ancora vivo. Dobbiamo assicurarcene. I miei uomini andranno a verificare. Non abbiamo tempo. Immagini se dovesse diffondersi nel resto del paese. Quelle sono le uniche persone al mondo che potrebbero impedirlo. Voglio la vista della città di Baton Rouge immediatamente. Che cosa vuole fare? È vitale avere delle immagini aeree della città ed è imperativo non perdere i contatti con gli uomini sul campo. Dobbiamo vedere il luogo dell'incidente e monitorare la situazione. Sandman, mi ricevi? Qui è la base. Ripeto, mi ricevi, Sandman? Jekyll 1 a Jekyll Actual. Quali sono gli ordini? Continuate verso il secondo obiettivo. La CIA ritiene che si tratti di un attacco intenzionale, una sorta di guerra biologica. C'è un laboratorio governativo segreto, meglio a sud della vostra posizione.
È l'edificio più alto in quella direzione. Dovreste essere in grado di vederlo. Il laboratorio segreto è situato all'ottavo piano. Gli scienziati che sono lì dentro sono vitali per fermare l'epidemia. Voi dovrete entrare lì e farli uscire. Non c'è molto tempo. Ci sarà un elicottero ad aspettarvi. Stazionerà poco fuori la città. Quando verrà dato l'ordine per l'isolamento totale del sito? Sarete in trappola. Bene, ricevuto. Ok, abbiamo un altro obiettivo. Quell'edificio davanti a noi. Ci sono degli scienziati della CIA da salvare. Potrebbero fermare tutto questo. Abbiamo anche delle nuove regole. Chiunque sembri una minaccia, chiunque sembri infettato, deve essere ucciso. Sparate alla testa. Non sarà facile. Sono molto veloci quando si muovono in campo aperto. Questa missione è davvero dura. Nessun rinforzo. Volete chiudere quelle cazzo di bocche? Siamo da soli in un territorio ostile. Non c'è nulla di nuovo. Ok? Sì, signore. E loro? Dunque, ragazzi, concluderemo la missione in fretta e torneremo a casa. E Jay, va con loro, ok? Fate quello che vi dice e ve la caverete. State vicini e in silenzio. Ok, ragazzi, muoviamoci. Sembra deserto e ha un aspetto orrendo, ma non ho alternativa. Prendi il veicolo. Ricevuto, mi muovo. Andiamo! Ok. Forza! Mi ricevi? Pari. Perfetto. Svelto. Andiamo. Vai. Mi sembra un posto sicuro. La radio, accidenti. No, davvero grandioso. Ora siamo da soli. Moriremo, non è vero? Tutti muoiono, ma non sarà oggi.
AJ, mi ricevi? Cazzo! AJ, rispondi! AJ, mi ricevi? Merda, ritorniamo indietro! Ho visto che lo circondavano! Dobbiamo tornare indietro! Dobbiamo pensare alla missione! Non possiamo abbandonarlo! Lui conosce il punto di estrazione, se è vivo sa dove andare! Reggetevi! Merda! Porca puttana! Cazzo! Noi dobbiamo eseguire gli ordini! Non provate a muovervi! Sta calmo. Metti giù il fucile, non ti faremo del male. Chi mi dice che non siete come loro? Noi siamo i buoni. Guarda. Io non so chi siete. E non so che stia succedendo. Un'ora fa ho visto un poliziotto uccidere una bambina nel mio giardino. So soltanto che siete nella mia proprietà. E che ho il pieno diritto di spararvi in faccia. In questa stanza. E ora? Nessuno sparerà un colpo, mi hai sentito? Siamo solo di passaggio, puoi venire con noi. Io non lo so se siete come loro. Come quei pazzi che ci sono in giro, come faccio a sapere che non siete come loro? Fuori è pieno di assassini, non mi fido. Io ho paura. Questo è il mio nascondiglio. Ok, va bene, d'accordo. Allora noi ce ne andiamo. No, fermo, no! Devo far qualcosa! Li senti? Eh? Entreranno qui e ci faranno a pezzi, è questo che vuoi? Ora andremo via. Hai capito? Hai avuto la tua chance. Andiamo. Via, via! Da cazzo! Seguitemi! Andiamo, Billy! Jekyll Actual, qui Jekyll 01, mi ricevi? Jekyll Actual, qui Jekyll 01, mi ricevi? Li stiamo perdendo. Jekyll 01, a Jekyll Actual. Qui Jekyll 01, mi ricevi? Accidenti. Fate decollare subito quell'elicottero. Jekyll Actual, qui Jekyll 01, siamo nell'edificio dell'obiettivo. Dove si trova l'elicottero? Questa parte.
Corridoio. Tenente, c'è una striscia di sangue. Forse abbiamo compagnia. Seguiamo il sentiero dorato. Ehi, amico, non sparare! Non sparare, ok? L'ho ucciso io! Ok! Ehi, ragazzi, sono infetto! Ma è congiuntivite! Ok? Oh, aspettate! Ehi, voi siete dei Navy SEAL! Il capitano Phillips, Bin Laden, insomma, io sono un vostro grande fan! Mi chiamo Larry. Sai, io ho cercato di arruolarmi quando ero giovane, ma non ci sono riuscito. Il mio peso era un problema. Si direbbe. Il VivTech Club, sai dov'è? Ah, sì, sì, ma certo. Da questa parte, venite. Qui siamo al sicuro. Seguitemi. Dio. Ragazzi, una domanda. Come siete finiti in questo posto infernale? Ottavo piano, giusto? Sì. Vediamo. Questo posto brulica di mostri. Sono riusciti a penetrare qualche ora fa. Questi uffici di sicurezza sono sigillati. Non ci sono infettati all'interno. È questo che sono quegli esseri, giusto? Persone infettate. Ok, allora tutto questo posto è collegato alla videosorveglianza. Posso mostrarvi dove dovete andare. Comunque, perché volete entrare lì dentro? Abbiamo i nostri motivi. È riservato. Ah, è riservato. Io mi faccio gli affari miei. Ricevuto. Ehi, quando andate via posso venire con voi? Eh? Sì, facci arrivare lì e noi ti aiuteremo. Ok. Ora, le telecamere che sono nel laboratorio io non posso vederle, purtroppo. Sono molto rigidi riguardo alla privacy. Ma questa rampa di scale vi porterà molto vicini al laboratorio. Non c'è una via più tranquilla. Beh, questa scala a est, ma vi farà uscire dall'altra parte dell'edificio. Non fa niente, è meglio che trovarsi faccia a faccia con uno di quegli esseri. Ok, siete pronti? Sì, signore. Sì, signore. Dopo di te. Cosa? Ti guardiamo le spalle. Coraggio, ti guardiamo le spalle. Se dovessi morire, il nome di mia madre è Mary e il mio è Larry. Andiamo. Sono ovunque. Andiamo. Restate vicino a me, ok? Aumentiamo il passo. Ci sono, ci sono. Andiamo. Forza, da questa parte. Ferma. Stop. Che facciamo? Ok. Ascoltate. Sono dietro di noi e da quella parte. Andiamo di qua. Più vicini, sbrigatevi! Dave, forza! Attenti, muovetevi e restate vicini. Bene, ascoltate, ci stanno circondando. Ora attraversiamo, forza! Macchina! Un infetto!
Dai, dai! Lì. Indietro, ti vedono. Ehi, piano, ho capito. Basta che ci veda solo uno di loro. Che cosa facciamo ora? Aspettiamo il momento giusto per muoverci. E se invece non ci fosse? Allora ti manderò lì fuori e vedremo quanto durerà. Non è divertente. Perché non si fa largo sparando a quegli stronzi? Pessima tattica. Non ho molte pallottole. Se lotti con il cervello, sopravvivi. Nel frattempo tu sta zitto, ok? Il tipico soldato americano stronzo. Cosa Cristo dentro? Che ci fai qui? Dovresti essere dentro a un bar a bere del latte e a farti dei selfie. Ok, adesso basta. Lui ci sta salvando la vita. E lui sta rischiando la sua per filmare questa storia. Il mondo deve vedere che cosa succede qui. Il contenuto di questa videocamera non ha prezzo. Lei ha una famiglia? Beh, io no, ma un giorno l'avrò. Ho dei genitori e un cane che impazziranno se non dovessi tornare a casa. Io sono sposato. Con Emily. Aspettiamo un bambino. Lei si arrabbierebbe molto se dovessi morire in Louisiana. Vi porterò in salvo. Oh, ehi, ragazzina, ehi. No, tesoro. No, non ti farò del male. Ma stai indietro. La deve uccidere. No. Io non la uccido, invece. Che differenza fa? È una di loro. Ehi, no, tesoro, ferma. Guarda, ora passo l'arma, ok? Non ti farò del male. Ma che cosa vuoi fare? Sei impazzito! Noi la dobbiamo uccidere. Sta calma. O muore lei o noi. Stai indietro. Prendi questa fossetta. Che devo fare? Devi legarla. Ok. Attenti alla bocca. Lega. Vieni qui. Vuole mordermi. Legarla troppo, eh. Andiamo, ragazzina. Lega. Ci sta provando. No. Sta buona. Sta ferma. Non vogliamo farti del male. Dave, muovi. Lega. Forza, Dave. Sì, sto bene. Mi faccia vedere. Che cosa posso fare? Niente. Dobbiamo andare, stanno isolando la città. Non sappiamo se è stato contagiato. Vedremo. Se sono infetto, sai cosa fare. No! Prendila. Sono ovunque. Da quella parte. Vai. Ehi, dammi il telefono. Non so se funziona. Proviamo lo stesso. Ecco. Pronto? AJ, stai bene? Dove ti trovi? Sto bene. Ho bisogno che tu faccia una cosa. Ok. Sicuro che stai bene? Sì, va tutto bene, ma ora ascoltami. Devi connettermi con la base. Il numero è sul frigo. Ok. Cerca JSOC Operations. Sì, io lo vedo. Aspetta.
Ehi, ti amo. Ti amo anch'io. Torna qui da me. Hobbs. Sono AJ. Sì, ti sento, attendi. Signore, il sottufficiale Prescott è separato dalla squadra, sta andando al secondo obiettivo. Digli di muovere il culo, stanno chiudendo lo spazio aereo e installando un perimetro intorno alla città. Deve riuscire a raggiungere la squadra. Sì, ricevuto, stiamo andando. Ricevuto, chiudo. Ok, ragazzi, dobbiamo sbrigarci, abbiamo pochissimo tempo. Allora, andremo dritti verso quella strada. Pronti? Con me. Forza, via, via, via! Ehi, ragazzi, qualcuno di voi ha qualcosa da mangiare? Ma che cazzo dici? Scusate. Siamo una squadra di soccorso, dobbiamo portarla via. Prenda tutto quello che le serve il più velocemente possibile. Devo staccare dei campioni per il trasporto. Avete trovato una cura? No, non credo ci sia una cura. Forse potremmo creare un vaccino. Io penso che si possa fare, ma ci serve un campione di tessuto di uno di loro. La cosa si mette sempre meglio. Mi dispiace. Jackie Lactual, siamo arrivati sul punto di evacuazione. Jackie Lactual, la squadra non è nella zona d'atterraggio. Signore, non sono nella zona d'atterraggio. Falli aspettare in volo. Per adesso restano lì. Stanno chiudendo lo spazio aereo e completando l'isolamento. Non me ne frega niente, falli attendere in volo. C'è un problema. Non riusciamo a contenere l'afflusso dall'altra parte. Avremo al massimo 45 secondi. Dove sta l'F-18 più vicino? A 60 secondi dall'obiettivo. Digli di acquisire l'obiettivo. Tiger, qui postazione di comando. Acquisisci l'obiettivo al vettore 040 in direzione 268 a 8.4 miglia. Tiger, mi ricevi? Roger, acquisisco l'obiettivo. Vettore 040. Obiettivo in vista, colonnello. Devi distruggere l'obiettivo. Hai una sola possibilità. Fuoco. Che cos'è? Che cos'è stato? Muoviamoci. In piedi, forza! Andiamo al punto di evacuazione. Non voglio morire, non voglio morire. Cazzo. Oddio, guarda lì. Riprendi cosa? Oddio. Oh mio Dio. Guardate. Oddio. Cazzo. Cazzo. Lucirante. Porca di quella trama! Oh! Dave!
dobbiamo andare via. No! Amanda, dobbiamo andare! Non possiamo lasciarlo qui! Prendila, andiamo. Mi dispiace, Dave! Siete pronti, ragazzi? Sarà una delle cose più stupide che abbiamo fatto. Allora entriamo. Cazzo! Dai, spingi! Spingi! Chiudiamo questa porta, forza! Tagliala, tagliala! Ci pagano abbastanza. Già. Ah, perfetto. Quanto le occorre? 2 minuti. Figlio di puttana, c'è il novellino. Dove? Ho avvistato AJ, è nel parcheggio. Grazie al cielo. Andiamo a prenderlo. Oh, no, no, no. Abbiamo una missione da completare. Dobbiamo riportare lei alla base. E tu sei il mio medico. Ragazzi, me ne occupo io. Faremo aspettare l'elicottero. Pronta? Andiamo. Signore, ci hanno ordinato di evacuare lo spazio aereo. Non possiamo più farli stare lì. Dove dobbiamo andare? In fondo a sinistra. E ancora a sinistra. Ok. Jay, andiamo! È un sogno vederti. Non fare la femminuccia. Sentirti, Jekyll 01. Mi stavano quasi per lasciare a terra. Abbiamo una dottoressa del laboratorio, ma ho ancora 2 uomini dentro all'edificio. Non hai più tempo, Pete. Sì, abbiamo avuto dei problemi. Ok, sentite. Dobbiamo andare. Cazzo. Carl, siamo nella zona di atterraggio, l'elicottero è davanti a noi, qual è la tua posizione? Carl, la tua posizione! Carl! Carl, va via!
Carl, qual è la tua posizione? Noi siamo sul tetto, nella zona di atterraggio. Ho dovuto fare un giro più largo. AJ sta arrivando da voi, io sono più indietro. Ricevuto. Sbrigati, non posso trattenere l'elicottero. Tu dove sei? Qual è la tua posizione? Sono dentro a una stanza. Mi hanno bloccato, sono in troppi. Mi dica dov'è, vado. Non lo so dov'è, non lo so. Ehi. Via, AJ. Di far diventare suo figlio un duro. Tenente! Sto per chiudere, voi tornate a casa. Andate via! Saliamo a bordo. Forza, saliamo sull'elicottero. Muoversi! So di avere creato un po' di problemi, ma voi ragazzi, al contrario di tutti, avete voluto darmi una chance. Sali anche tu, AJ. Non dispiacetevi per me. È un bel modo di morire. A tutti gli uomini con cui ho avuto il piacere di lavorare, ragazzi, è stata una bella avventura. Ci vediamo dall'altra parte. Venite, figli di puttana! AJ, sali anche tu. Non posso. Cosa? Posso venire. Perché? Non posso venire. Sono stato morso. Sali su quel cazzo di elicottero prima che ti prenda a calci. No, abbiamo degli ordini. Io non voglio mettere in pericolo nessuno. Billy! AJ dice che non viene perché è stato morso. Che facciamo? Restiamo anche noi. No, cazzo, dovete andarvene! Non posso venire, mi hanno morso! Senti, abbiamo già perso Chief e Carl. Non perderemo un altro uomo. Non ti lascerò di nuovo indietro. Sta a sentire. Billy non staccherà gli occhi da te. Se ti trasformerai, farà quello che deve essere fatto. Ma se quella scienziata troverà una cura, sarai il primo della lista. Torniamo a casa. Andiamo.
Ben ritrovati. Sono le 10 in punto e la notizia principale continua a essere la tragedia di Baton Rouge. Ci sono state ancora parecchie, troppe vittime. La città continua a essere in quarantena. Il nostro paese è in cerca di risposte. Ringrazio i colleghi senatori per la loro partecipazione in queste indagini congressuali bipartisan e do inizio alla sessione riservata. La testimone di questa mattina, l'agente Stacy Thomas della Central Intelligence Agency, ci fornirà dei chiarimenti sulla risposta del nostro governo a questo incidente. La prossima ospite è l'eroica reporter che è rimasta in prima linea mentre la città era sotto assedio per fornirci una testimonianza diretta degli attacchi mortali. Ho il piacere di presentarvi Amanda Benning. Le ricordo che è sotto giuramento, signora Thomas. Gli eroi sono coloro che hanno affrontato questa orribile situazione per scelta. E io non sarei qui se non fosse per loro. Sarò lieta di rispondere a tutte le domande riguardo all'epidemia, riconoscendo i meriti delle persone che hanno rischiato e sacrificato le proprie vite. Mi dispiace che il sottufficiale McKnight non saprà mai di averci salvato. Che intende dire? Lui sapeva che AJ non poteva raggiungere il tetto da solo. Posso tranquillamente affermare che questi SEAL sono le persone più coraggiose che abbia mai conosciuto. Non hanno mai dato neanche l'impressione di voler mollare. Ed è rimasto indietro. Loro hanno fatto ciò che andava fatto, hanno lasciato morire McKnight per completare la missione. Hanno rischiato e... purtroppo alcuni hanno dovuto sacrificare le loro vite. Non c'è niente di più nobile di questo. Però quello che avevano scoperto gli scienziati non era la soluzione, c'è voluto AJ. Quando il soldato ferito è tornato senza aver contratto il virus. Amore. Quando non si è trasformato, abbiamo capito che era immune. Lo erano tutti loro. Per quale motivo erano immuni? Tutti e cinque avevano ricevuto una serie completa di 7 particolari vaccini. Signore, c'è una specie di cambiamento chimico che si verifica in reazione a questo virus. Quindi sì, hanno scoperto il rimedio ma non la fonte. La serie di 7 vaccini cambia la struttura molecolare del protocollo. Non sappiamo ancora in che modo o che cosa modifichi. L'intelligence sembra essere abbastanza certa che senza un paziente zero o senza delle prove che puntino a un gruppo specifico, questo fenomeno potrebbe ripetersi di nuovo. Ehi, e tu che mi dici? Campione? Come stai? Come giudica la nostra risposta a questo disastro? Abbiamo fatto degli errori contro un nuovo nemico. Delle vite sono state perse inutilmente. Ma il genere umano sopravvive. Che mi dici, Carl? La domanda è, che faremo la prossima volta? È bello essere a casa. Mi sei mancata. Anche tu.